Ciao a tutte ragazze, oggi vi voglio fare una mega recensione di Swarovski, una cosa che io non è che ho mai trattato moltissimo, ma siccome ho avuto degli ordini ho fatto un mega acquisto sia di Bicono che di Rivoli e Cabochon Swarovski e per questo niente, volevo farvi questa recensione. Li ho acquistati tutti su un... Da una persona, da una rivenditrice di Swarovski autorizzata che si chiama Sabrina e ha un gruppo su Facebook dove potete vedere il materiale che vende. Il gruppo si chiama Perline World Swarovski. Vi lascio poi il link nel box informazioni qua sotto e vi faccio vedere cosa ho preso da lei. Ho preso delle bustine di Bicono da 4 mm, sono tutti Bicono da 4 mm, sia normali che AB che AB2 per. E sono tutte bustine da 200 pezzi. Almeno io gli ho chiesto ovviamente bustine da 200 pezzi. Vi mostro i colori. C'è questo che è un... Questi nomi li ho scritti io, quindi basandomi sulla tabella che ho a casa. Quindi potrebbe essere che un paio sono sbagliati, ma credo di averci azzeccato. C'è questo che si chiama Heliotrope AB2 per. Qua lo vedete come un blu metallico chiaro, ma in realtà ha dei riflessi, tutti a B, ovviamente 2 per, che vanno dall'azzurro al blu al viola. Ed è molto molto bello questo colore qua. Quando l'ho visto mi sono innamorata. Io ve li mostro come riprendo dal pacchetto, abbiate pazienza. Questo violettino qua, che è Light Tanzanite, che è molto luminoso e molto trasparente, quindi dà proprio un tono di colore molto delicato. Poi questo qui che è Fucsia AB2 per, che è meraviglioso, guardate quanti riflessi AB2 per. Io penso che non ci sia un Rivoli o un Bicono AB2 per che non piaccia, perché sono veramente stupendi. Questo qua che è un color rubino, infatti è ruby, che è questo qui, molto molto bello e molto luminoso. Questo qui che è un light topaz AB2 per, è un po' più, è molto giallo, qui ve lo fa vedere arancione, ma in realtà è giallo. Il classico topaz, se voi avete presente, però AB2 per, vedete che ci sono tutti questi riflessi. Purtroppo qua ve lo mostra proprio arancione, però in realtà è proprio giallo. Forse, ecco, vedete, forse qua. Questo qui è il colore esatto, questo giallo qui. Poi ho preso questo Light Rose AB2 per, che io non l'avevo mai visto di presenza, non l'avevo mai preso perché comunque di Swarovski ne prendo molto pochi. Ma è veramente meraviglioso, è delicatissimo ed è veramente bello, bello, bello. Poi questi miriadi di riflessi AB2 per sono fantastici. Ho preso anche il rosa AB2 per. Adesso spero che voi riusciate a notare la differenza. Questo qui è un leggermente più, ovviamente è un colore leggermente più freddo, mentre questo è un rosa molto più caldo, diciamo, ma sono entrambi veramente meravigliosi. Non ci fate caso perché ho pitturato e mi sono sporcata tutte le mani. Poi c'è questo che è color tanzanite, classico, tanti di voi penso che se usano gli Swarovski lo conoscono, ed è un altro viola. Poi ho preso il violet che più scuro del tanzanite, vedete? Decisamente più scuro. Poi il Sapphire AB, che era un colore che avevo già preso per fare la mia tubulare netted, e l'ho ripreso perché è veramente spettacolare, non si può stare senza un Sapphire AB, secondo me, pur essendo io un amante del nero. Un blu zircon AB2 per, che ha dei riflessi verdi, blu e dorati, perché appunto è una B2 per, e sono spettacolari, veramente, veramente magnifico come colore. Amethyst, che questo, come vedete, è ancora più scuro, ve li metto in comparazione,
spero che riusciate ad apprezzare la sfumatura. Questo è Amethyst, questo è Violet e questo è Tanzanite. Forse così riuscite a vedere la tonalità. Dopodiché ho preso anche un Amethyst AB2 Pair, bellissimo, non pensavo fosse così bello, è spettacolare veramente, è più viola di quello che vedete in fotocamera. Io sono messa alla luce nella speranza che, ma gli AB da mostrare sono veramente difficili, niente, non riesco a mostrarvelo, vedete forse qualche riflesso. Comunque è un ametista AB2 Pair. Poi ho preso questo che mi si è cancellato il nome, ed è un blu metallic, stupendo, e come, non so se avete presente, il color Montana, però un po' più scuro, metallico, è una cosa magnifica questo colore qua. Io mi sono innamorata del blu Montana della Swarovski, e questo che è metallico è ancora più bello secondo me. Poi ho preso il rose, che è questo qua, classico rosa. Sono sempre, vi ricordo, tutti bicono da 4 mm e sempre pacchetti da 200 pezzi. Stupendo, anche questo molto delicato, e l'ho preso da abbinarlo, stranamente, perché è gusto del cliente, non mio, a questo giallino qua, che anche qui voi lo vedete color pesca, ma in realtà è un giallo limone chiarissimissimo, che si chiama Jonquil, con la I lunga, Jonquil, boh, vabbè. Comunque l'ho preso da abbinare e in realtà questo è giallo e voi lo vedete color pesca, ma è giallo e stanno benissimo insieme. Ecco, forse così riuscite a vederlo, ma è ancora più giallo, questo è ancora pescato. Comunque sì, sono molto molto belli insieme. Ci sarà sicuramente Antonella e 68 Lori che mi diranno: oh Valentina, che prende il rosa e il giallo. Sì, non è mio, non è per me, va bene? Ecco. Poi ho preso questo Emerald AB, tutti voi conoscono l'Emerald AB, spero, molto bello, e questo verdino qua, che è un verde, non oliva, è un verdino opaco, chiarissimo, AB, e non sono riuscita a dargli un nome, quindi se qualcuno di voi lo riconosce, può lasciare un commento qua sotto, per favore. Ed è molto bello, molto delicato anche questo qua come colore. Poi ho preso un Light Siam AB, questo qui, ed è un rosso AB, molto chiaro, molto bello, luminoso perché è AB, però è forte come colore, diciamo che si fa notare. Dopodiché ho preso l'acquamarina, questo azzurino molto chiaro, bello, molto bello, che mi piacerebbe abbinarlo con l'Heliotrop, ed è molto molto bello. E poi per finire ho preso questo Indian Pink, il colore è fedelissimo, è un appunto un rosa leggermente lilla, diciamo, chiarissimo e anche questo delicato. E anche qui volevo fare questi abbinamenti. E poi ho preso i Comet Argent, che sono quelli argentati, bellissimi, sembrano perle di metallo, in realtà sono bellissimi. E poi ho preso dei pacchetti, adesso però non mi ricordo da quanti pezzi sono, di mezzi cristalli round, questi sono argentati, adesso non mi ricordo, sono come i Comet Argent, però non con tutti i riflessi, non mi viene in mente, e poi li ho presi Crystal AB, sono round da 4 mm, non mi ricordo il nome, scusate. Dopodiché lei mi ha proposto della conteria Swarovski, sono delle micro palline, vabbè, della Swarovski, sono Crystal AB, come potete vedere, sono piccolissime, guardate qua, dovrebbero essere tipo diametro 1 mm credo, con un foro piccolissimo, forse vedete questo puntino, vediamo se riesco a far notare,
Vedete che al centro di questo riflesso c'è un puntino più scuro, spero che riusciate a vederlo. Beh, quello è il buchino. Penso che ci passi giusto una o due volte il filo da tessitura. Ma sono magnifiche. Io le ho comprate non, appunto perché mi serviva una conteria per gli Swarovski, perché farò incastonature con gli Swarovski. E infatti nella seconda parte di questo video vi mostrerò i rivoli che ho preso. E per non usare la classica Miyuki, Toko, Gutterman, ho voluto prenderle, ma sono veramente magnifiche. Se vi capita di fare un acquisto da questa rivenditrice, fatelo perché ha dei prezzi veramente ottimi, però per i prezzi vi rimando a lei, perché ovviamente sapete che cambiano con la tipologia di colore, e queste prendetele perché sono veramente stupende. Niente, adesso metto via tutti questi bicono e porto di qua i rivoli e alla seconda parte del video.